Aiuti significa camuffare i problemi. Mario Monti ha anticipato in un'intervista ad un giornale tedesco la strategia di riavvicinamento ad Angela Merkel dopo il controverso vertice di Bruxelles e a Roma. Nel bilaterale italo-tedesco il premier italiano ribadisce: con Angela nessun dissidio. E come prova Monti ricorda che l'Italia è determinata sulla via del risanamento. Dopo la riforma del mercato del lavoro, ora giunge Monti e la volta della riduzione della spesa pubblica. Ho confermato alla cancelliera la determinazione che già conosce e credo apprezzi, con cui il governo italiano intende proseguire sulla strada del contenimento di bilancio, della disciplina fiscale, delle riforme strutturali. Parole queste molto gradite dal cancelliere tedesco Merkel, che ha elogiato le rapide riforme intraprese dal governo italiano. I due leader hanno parlato naturalmente anche dello scudo anti-spread e del controverso vertice di Bruxelles. Le decisioni sono state prese all'unanimità, ricorda Monti, in riferimento ai successivi no di Finlandia ed Olanda. La Merkel, dal canto suo, riconosce che l'Italia non vuole chiedere gli aiuti e che Berlino è deciso ad affrontare insieme le difficoltà. Se i grandi paesi europei sono in crisi, anche la Germania avrà problemi, chiosa il cancelliere. Ma bilaterale presenti anche i ministri più influenti dell'economia, del lavoro, dello sviluppo. Era cena. Italiani e tedeschi, l'interscambio supera i 100 miliardi di euro.